Scherzetto! Questa volta non parlerò di cose serie, ma parlerò di me stesso. L'adesivo di queste lettere non era esattamente uno dei migliori perché è rimasto attaccato alla parete, ma le lettere sono cadute tutte quante. Non è mai bello svegliarsi alle 2 del mattino con un colpo improvviso. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi delle mie passioni perché è una giornata uggiosa, il cielo è nero e io... e mi mancavate, quindi perché non passare questo splendido tempo parlando di noi stessi? Allora, calmo, rilassati Gianmarco, hai esagerato con gli zuccheri anche questa volta. Mi piace un sacco condividere le mie opinioni con voi perché ho notato che anche ad alcuni di voi piace rispondere alle mie domande come nel video del bullismo. Quindi, se io vi raccontassi che cosa mi piace fare, quali sono le mie passioni, di sicuro penso che qualcuno potrebbe anche avere in comune con me le stesse cose. Io, Gianmarco Rossi, sono un po' un nerd. Sono cresciuto davanti al computer e ho iniziato sin da piccolo a fare quelle cose illegali, tra cui scaricare film, le musica, videogiochi. No, sto scherzando, non è vero. Comunque, il computer è la mia passione. Anche adesso, ad esempio, mi piace fare i video, mi piace editing al computer, montaggio video, tutte le cose legate al mondo del computer. La mia prima vera stagione lavorativa, mi sono messo da parte i soldi, mi sono comprato il mio computer, il quale amo e che ringrazio per fornirmi le risposte alla vita. Adoro fare i video. Ho iniziato a fare video alle medie, in pratica facevo dei film, tutti horror, cortometraggi, con i miei compagni di classe, venivano tipo tutti quanti in massa a casa mia, tipo 10-15 persone, e ci mettevamo in un pomeriggio a fare questi film, che poi in realtà non avevano una trama, era inventata sul momento, anche con dei consigli da parte del cast. Adoro i film e le serie TV. Il mio genere preferito è l'horror, però io non schifo niente. Thriller, commedie, commedie romantiche, film d'azione. Piango per ogni minima cosa. Ad esempio, poco tempo fa sono andata a vedere Un viaggio a quattro zampe e ho pianto dall'inizio fino alla fine. Cioè, tutta la durata del film è stato io così. Ma perché al cane gli devono fare tutte quelle cose? Quindi, insomma, sono una persona anche molto sensibile. Il mio film preferito in assoluto da quando ero bambino, e voi direte, ma quali cacchio di film guardavi quando eri bambino? È Scream. Scream 1, Scream 2, Scream 3, più recentemente Scream 4. E la serie TV di Scream, ma quella è una cosa a parte. È strano crescere guardando quei film horror, soprattutto da piccoli, così... Beh, notizia dell'ultimo minuto, io sono strano. Mi sembra di essere in una puntata di Riverdale. Halloween, assolutamente, adoro Michael Myers. Venerdì 13 anche. Quando parliamo di venerdì 13 cominciamo già a sacrificare la trama per la carneficina e quindi non è che rientri proprio tra i miei preferiti. So cosa hai fatto, anni 90, vi adoro. Urban Legend, oh mio Dio. Ho anche scritto diverse storie perché mi piace anche scrivere e le ho pubblicate su EFP Fanfiction. Se vi andasse di leggerle, non sono tutte horror, almeno una è drammatica. Sarò ben felice di darvi il link alle mie storie. Ho preso un po' una pausa, però non appena mi viene l'ispirazione di scrivere qualcosa, lo faccio e mi diverte molto. Mi piace disegnare. Direte, quante cose ti piacciono? Non sono assolutamente un professionista e non lo faccio con l'intento di sfondare nel mondo dell'arte. Mi rilassa un sacco. Quando andavo a scuola, quando ero giovane, mi mettevo la sera fino tipo a mezzanotte sul tavolo a disegnare. E quindi sì, anche il disegno. Adoro la musica come il 99% della popolazione del mondo. Mi piacciono un sacco i gruppi e cantanti indipendenti. E la mia cantante preferita era Lucky Lee. Insomma, un nome un po' complicato da pronunciare. La conoscerete perché aveva fatto I Follow Rivers oppure... I Follow Rivers. E quest'estate ha fatto un nuovo album che era da tipo il 2014 che non li faceva e... Lucky Lee, grazie! Mi piace anche Dua Lipa, Kesha la adoro. Kesha è la mia regina. Io sono un fan di Kesha. Kesha ti amo. Quando c'era ancora 18 up, io mi sono comprato il suo CD e mi sono comprato anche il CD di Dua Lipa e anche il CD degli Earth. Io sono un videogiocatore. Il mio videogioco preferito in assoluto, la mia saga preferita è quella di Tomb Raider, più comunemente nota come Tomb Raider. È una serie di giochi con la quale sono cresciuto, vedevo mia sorella giocare, poi un giorno mio babbo ha portato a casa Tomb Raider Legend del 2006, io ci ho giocato e mi sono innamorato, è stato il primo gioco che ho finito e da quel momento adoro Lara Croft. Quest'estate, dopo il primo stipendio, ho speso subito 90 euro per prenotare l'edizione più figa dell'ultimo gioco e sì, alla fine in realtà me ne sono anche un po' pentito perché l'hanno craccato dopo 2 giorni.
Life is Strange è un altro videogioco che mi ha letteralmente ucciso. Questi sono principalmente i titoli che mi vengono in mente, perché io quando faccio i video penso a delle cose lì sul momento, poi dopo quando li ho finiti di montare li ho già caricati, mi viene in mente, cacchio, ma perché non ho parlato di quella cosa? Eccone uno, Batman, la serie di Batman Arkham, Asylum City, Origins e Arkham Knight. Le adoro, semplicemente le adoro, sono così. Magari possiamo anche confrontarci nei commenti. Se qualcuno mi chiede se conosco un tipo di gioco, se ci ho mai giocato, un film, serie tv, io gli potrò prontamente rispondere con le informazioni esatte. Serie tv, le mie serie tv preferite sono, beh, di sicuro Veronica Mars, la prima, in assoluto, la adoro. Buffy, tante lacrime, tante sofferenze, ma Buffy è Buffy. Scream, la serie tv. Ne sono uscite solo due stagioni, una terza è già stata filmata, è già stata costruita tutta quanta, ma non è ancora uscita e non si sa quando uscirà a causa di problemi legali con la casa di produzione. Speriamo presto perché sto esaurendo la pazienza. Teen Wolf è una di quelle serie con le quali ho attraversato la fase della pubertà, l'adolescenza, e Teen Wolf è veramente una serie bellissima, almeno le prime stagioni. Ero anche fissato con Le regole del delitto perfetto, però sono rimasto indietro, devo guardare ancora la quarta stagione e la quinta. Hill House, Le terrificanti avventure di Sabrina, tutte queste serie che sono uscite anche quest'anno su Netflix, le ho adorate. La maggior parte delle loro serie mi piacciono tutte quante, a meno che non facciano veramente cagare. E difatti una delle serie di Netflix che mi è piaciuta anche un sacco è stata Sense8. Bello, bello, bello. Al momento sono un po' emozionato, quindi non mi vengono in mente gli altri titoli. Però se voi avete veramente delle domande, io sarò ben contento di rispondere. E se vi va anche a voi di scrivere quali sono le vostre serie tv, i vostri film preferiti, i libri anche, tanti libri dei quali parlare. Per ora vi saluto, non vi voglio stancare troppo con le mie parole. Fatemi sapere che cosa ne pensate del video, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, schiacciate la campanella per avere le notifiche ogni volta che posterò un video. Mettete mi piace, se vi va. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!